Accidenti, è tardissimo. Allora, ti è passato un po' di freddo o vuoi che ti abbracci? Non ti avvicinare. Se vuoi... Non ti avvicinare e teniamo lontani i nostri asciugamani. Preoccupati di aprire la porta, che domani devo consegnare i quaderni dei bambini e devo tornare al mio ruolo di istitutrice, seria, responsabile, di persona colta. Rilassati un pochino, fuori si stanno dando da fare. Perché nel frattempo non ci occupiamo un po' di Quanto noi due? Ti piace sussurrare, mamma mia, che incubo. Perché vuoi starmi vicino se appena attraverseremo quella porta mi darai una pedata per cacciarmi, Per cacciarti? Perché? Ma che cosa stai dicendo? Come faccio a cacciarti? Mi caccerai. Io non ti caccerò. Ti ho sentito, Massimo, ti ho sentito, per favore. Ho sentito che tu e quella stupida di Delfina volete farmi fuori. Io non voglio che tu te ne vada. Non voglio che te ne vada. Tu sei un mitomane, Non sono un mitomane. Ma dai, lascia perdere, smettila, mi hai stancato, ti ho Hai sentito. Hai capito male? Io non permetterò mai che tu te ne vada da questa casa, mai. Ah no? No. Allora spiegamelo se sei capace, perché? Perché? Perché sei l'anima di questa casa, sei l'allegria, sei quella che ci illumina tutti, anche se combini una montagna di guai, sì. Ma senza di te staremmo al buio. No, conte minimo. Che ho fatto? Che impulsiva? No, va bene, è un bacio. Quasi da istitutrice, così, che ne so, più sì. Per amicizia che altro, non è niente. Oh, santo cielo, che caldo, sì, che fa caldo. Sì, fa caldo, fa molto sì, caldo. Sì, è meglio che ci rinfreschiamo un po', sì. Con un po' d'acqua, perché... Ci fai morire tutti se te ne vai, tutti. No, tutti, non credo. Per esempio, sentiamo chi? Io morirei, ti giuro che morirei.